Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, oggi vi portiamo a teatro, siamo al Teatro Rossini di Pesaro, luogo scelto per la terza giornata della cultura artigiana promossa da Conf Artigianato Imprese Ancona di Pesaro Urbino. È stata scelta come luogo Pesaro proprio in virtù di Capitale della Cultura 2024 e in occasione della cerimonia di San Giuseppe Artigiano, e il tema principale di questa giornata sarà la cultura artigiana. In un contesto sociale, economico e culturale dove l'intelligenza artificiale prende sempre più piede e diventa sempre padrona, andremo a scoprire come possono convivere e coesistere le due cose. Ma l'intelligenza artificiale può sostituire interamente il lavoro dell'essere umano? Venite con noi, andiamo a scoprirlo. Abbiamo scelto Pesaro come terza giornata per la cultura artigiana, un evento di calibro nazionale, quindi grande riscontro a livello nazionale, non solo regionale. Certamente, Pesaro, città capitale della cultura 2024, è un'occasione da non perdere per noi per festeggiare anche questa nostra giornata nazionale della cultura artigiana. L'abbiamo definita così, questa ricorrenza del San Giuseppe Artigiano, proprio per dare questo termine laico, diciamo, a questa festività, ma per poter creare anche la possibilità di avere degli eventi unici e coordinati su tutto il territorio nazionale. Quindi un tema ricorrente, come per dire, ecco, un messaggio da mandare un po' alla società. Quindi il messaggio nostro da mandare è proprio quello della professionalità, della capacità degli artigiani, e noi l'abbiamo definita appunto intelligenza artigiana e giornata nazionale appunto dell'intelligenza artigiana. Quindi è un po' questo il messaggio che vogliamo mandare, c'è grande professionalità nelle nostre botteghe e vogliamo appunto far sì che questa sia trasmessa anche alle nuove generazioni. È un po' il tema della serata, appunto, è anche un appello alle nuove generazioni, perché si parla di intelligenza artificiale, che però noi abbiamo visto benissimo che quello che è importante è avere la conoscenza, avere le competenze. Dopo, l'intelligenza artificiale potrebbe essere solo un supporto, un qualcosa in più per aiutare chi poi vuole apprestarsi a fare qualcosa. Quindi da questo punto di vista noi dobbiamo dire ai giovani: preparatevi, ci sono persone che possono aiutarvi ad acquisire competenze, poi ci sono le tecnologie dove voi sareste molto bravi e potreste essere molto bravi a utilizzarle. Insieme possiamo, come dire, creare una nuova classe imprenditoriale, ma creare anche delle nuove attività che possono competere un po' con tutto il mondo in maniera moderna, in maniera anche efficace. A proposito di attività, nei vostri corsi di formazione è menzionata una inerente all'intelligenza artificiale, è prevista? Questa è la versione, la stagione che andremo ad iniziare tra poco, della 19ª scuola di formazione, scuola per imprenditori, con l'Università Politecnica delle Marche. Il tema sarà appunto l'intelligenza artificiale, rischi o opportunità, soprattutto a misura di piccola impresa, e il tema sarà appunto conoscerla per governarla. Siamo abituati a dire: ok, sto studiando, ciao a tutti, buonasera, devo finire di studiare, poi c'è il telefonino che occupa, vogliamo essere buoni, un terzo della nostra giornata, e quindi si è perso questo fatto, osservandolo da docente, invece del fare, che per me è fondamentale invece. Professore, allora, questa cultura artigiana e intelligenza artificiale, lei si rivolge molto spesso ai giovani, perché quello è il capitale umano, insomma, del futuro, e mi ha colpito in una sua intervista una frase: meno selfie, più abbracci. Sì, perché tra l'altro la cultura, io vengo da un paese che è Castellana Grotte, in realtà vivo da 20 anni a Monopoli, però sono di Castellana Grotte. La cultura artigiana noi non ce l'avevamo quando eravamo piccoli, cioè non c'era quella cosa, capito, dell'artigiano, o meglio erano pochi e si faceva poca attenzione. Invece ora ciò che viene fatto dall'artigiano è l'abbraccio, cioè il senso dell'abbraccio e l'affetto. Ciò che invece viene fatto in maniera industriale è qualcosa che non ha senso. Ecco perché la cultura artigiana, ahimè, va perdendosi,
e invece la dobbiamo preservare. Quanti giovani oggi guardano semplicemente all'obiettivo di ok, voglio diventare un attore, voglio diventare un ingegnere, voglio diventare un influencer, ma quanti stanno ad esempio scegliendo di fare gli artigiani e quanti non sanno che opportunità dà l'artigianato? Perché il buon artigiano oggi con la tecnologia vende in tutto il mondo. 30 anni fa vendeva nel paesino e arrivavano due turisti e compravano quello che... Invece oggi è una grande opportunità, quindi io sono felicissimo di essere qua, sono felice di poter dare il mio contributo e sono felice di poter dire agli artigiani che sono ormai collaudati, coinvolgete i giovani. E sempre gli artigiani collaudati, guardatevi intorno perché ci sono delle chance incredibili oggi, intelligenza artificiale compresa. Cioè guardare al futuro in maniera furba, in maniera intelligente, perché c'è il futuro di oggi è conveniente, perché è un futuro aperto, cioè se io so vendere il mio prodotto, io lo vendo a tutto il mondo, non è come prima, io sapevo vendere il mio prodotto, lo vendevo ai tre paesi che sono intorno, è un futuro incredibile per i ragazzi, però attenzione, bisogna saperlo cogliere, perché il problema di oggi è, e io lo dico perché ai ragazzi voglio un bene pazzesco, c'è una sorta di disorientamento, di fragilità, il non mettersi eccessivamente alla prova e il non capire che un prodotto artigianale, cioè ragazzi, le mani, la cura, l'originalità, la capacità di poterlo forgiare, lo sbagliare, di farlo in maniera difettosa e piano piano arrivare a un proprio stile. È come uno stilista, è come chi per esempio chi disegna abiti, chi diventa Valentino, chi diventa Dolce & Gabbana, il vero artigiano. Ecco, io per questa cosa, scusi se la interrompo, voglio fare una riflessione. E con l'intelligenza artificiale si mira alla perfezione, ma l'imperfezione che poi denota l'artigianalità, un domani potrebbe avere un valore differente? Ce l'ha già, in realtà ce l'ha già, perché l'intelligenza artificiale, attenzione, può essere utile per capire come direzionare un prodotto, come cambiarlo, ma quello che ci piace dell'artigianato è proprio l'imperfezione e soprattutto l'unicità. Io quante volte dico ai ragazzi, voi siete unici, noi tutti, cioè noi siamo unici, no? Non siamo replicabili, e questa è la bellezza del prodotto artigianale, l'intelligenza artificiale è semplicemente a servizio. Capito cosa posso fare, come mi posso muovere, come, a chi devo mirare, quali paesi stanno cercando questo prodotto, cioè io a quello penso. Poi l'intelligenza artificiale generativa ti possa suggerire un po' di creatività? Sì, anche no. Perché se vengono i ragazzi a vedermi, perché magari ci sono io e parlo loro, cioè noi possiamo fare tanto. Io sono, non vi posso raccontare quanto sia emozionato e incredulo per tutto quello che mi sta succedendo, però sono felice perché questa è un'occasione che un insegnante prende in mano, bello, forte, per poter dare un senso nuovo alla cultura, alla scuola che è decadente. Ed è un peccato perché all'interno della scuola ci sono tante persone capaci in istituti vecchi con un modo vecchio di fare le cose e invece i ragazzi hanno bisogno del nuovo, quindi sono molto felice di attrarre i giovani, perché questo è quello che dobbiamo fare, attrarli e farli capire quante possibilità avete intorno, sfruttatele, mettetevi alla prova, buttatevi, variate, come dico sempre io, fate cose, nel fate cose io voglio far capire loro che è giusto non capire quale sarà il tuo obiettivo, cioè giusto, perché molti si sentono persi, dicono prof io non l'ho ancora capito, e io gli rispondo sai che c'è, neanche io l'avevo capito, neanche io alle tue età l'avevo capito, quindi continua a darti da fare, continua a sacrificarti, a fare cose e guardati intorno, sii aperto. L'intelligenza artigianale è la fabbrica dell'unicità. La capacità di inventare come gli scienziati, in un laboratorio come gli scienziati, qualcosa di nuovo, qualcosa di unico, qualcosa di tuo e di poterlo offrire al mondo. Poi ricordiamoci che io vorrei dare un dettaglio dell'intelligenza artificiale nostra, del Made in Italy. Ragazzi, siamo in Italia, l'Italia è amata nel mondo, l'Italia viene definita come sia la lingua italiana che l'Italia di per sé come sexy, quindi offriamo questo sex appeal dell'artigianato stesso, offriamolo al mondo, sappiamo cogliere queste occasioni. E lasciatemi dire una cosa, è importante che si crei un ponte, lo dirò stasera, tra chi l'artigianato lo sa fare, chi ne ha fatto un must personale e i giovani che, ripeto ancora una volta, sono disorientati e invece devono
entrare nel giro, e siamo noi adulti che dobbiamo fare questo, dobbiamo avere pazienza in questo, è il nostro dovere. Grande orgoglio come Confartigianato ospitare un evento nazionale. Oggi parliamo della giornata nazionale del valore artigiano, dell'intelligenza artigiana, ospiti di grande valore e siamo entusiasti che la città di Pesaro abbia risposto così, così bene. Abbiamo il sold out da alcuni giorni e questo è l'obiettivo che ci siamo posti, cioè quello di cercare di parlare del valore del fare impresa, dell'importanza di gestire gli strumenti per il futuro. Si ha tanto terrore molte volte dell'intelligenza artificiale, l'impatto sarà importante per le nostre imprese e queste giornate sono importanti perché si può riflettere sul valore, sulla conoscenza dello strumento per gestirlo e dominarlo per un miglioramento del nostro stile di vita e del valore delle imprese che noi rappresentiamo. Una fotografia del tessuto imprenditoriale con questo combinato disposto tra intelligenza artificiale e artigianale, qual è? Sì, questo è lo stile di Confartigianato, analizzare i dati per comprendere le dinamiche del futuro. Noi sappiamo che oggi l'impatto dell'intelligenza artificiale nelle nostre imprese non è così spiccato, molto sul mondo dell'informatica, sulla manifattura, sul tema dell'energia, ma l'impatto futuro sarà devastante se non gestito e quindi sarà molto impattante, nasceranno nuove professioni, ci saranno altre professioni che magari avranno più difficoltà e quindi dobbiamo essere bravi a presagire il cambiamento sapendo che è molto veloce. E comunque l'Italia, che per dinamiche per esempio europee vediamo che è molto avanti per esempio sull'inserimento del mondo dei robot nell'industria e nelle imprese, e quindi sono dati che ci fanno ben sperare rispetto a come i nostri imprenditori sapranno gestire questo cambiamento. Grazie alla Confartigianato di Ancona Pesaro Urbino per aver pensato di mettere in campo una tematica come quella dell'intelligenza artificiale, tematica che anche la comunità europea ha messo in considerazione dando dei primi paletti per il proprio utilizzo. Però oggi ecco, noi dobbiamo essere bravi a saper cavalcare questa nuova innovazione che è entrata, una diciamo digitalizzazione molto spinta che il mondo dell'artigianato deve saper cogliere appieno. Dai dati che noi abbiamo anche dall'Unioncamere ci sono anche imprese del mondo dell'artigianato che stanno utilizzando l'intelligenza artificiale. I dati sono positivi, è da prenderle con le dovute cautele, bisogna avere una normativa che tuteli la persona e che l'intelligenza artificiale sia diciamo un mezzo per progredire e non un fine. Ecco, allora su questi termini dobbiamo essere molto attenti e dobbiamo far sì che da questa nuova innovazione tutto il comparto della piccola impresa e dell'artigianato ne abbia un valore aggiunto per poter poi dopo entrare in un mondo nuovo, tecnologico, dove magari i prodotti del bello e del ben fatto che il mondo dell'artigianato sa mettere in campo può essere poi dopo esposto e venduto nel mondo. A livello universitario noi abbiamo realizzato moltissimi corsi anche in lingua inglese sul tema del digitale e dell'intelligenza artificiale. Il vero aspetto importante è quello delle competenze. Molto spesso l'idea che si ha è che l'intelligenza artificiale sostituisca l'uomo. Non è così, nel senso che per alcune attività potrebbe anche essere quelle standardizzate, ma la componente umana è e sarà sempre rilevante. E quindi è impensabile sostituire le capacità degli artigiani con l'intelligenza artificiale. Lo sforzo è quello di dare competenze per acquisire competenze, questo sì, perché i software, gli algoritmi cambiano talmente velocemente che se tu riesci a fornire delle competenze, ma già poco tempo dopo queste sono superate. In tal senso anche le micro e piccole imprese, questo lo dice, insomma, chi noi interveniamo molto su questa tipologia di imprese, abbiamo una scuola per imprenditori da 20 anni con la Confartigianato di Ancona. E c'è una grande fame di competenze, una grande voglia di capire
in che modo l'intelligenza artificiale, che non era solo ChatGPT, può essere utilizzata. Pensa al marketing, pensa a creare le immagini, ai testi, quindi c'è un grandissimo fiorire e evolvere da questo punto di vista di questi strumenti. Possono coesistere e coinvivere, qual è la formula esatta? Guarda, le faccio un esempio, il tema del prompt, cioè di fare delle domande e nell'avere risposte. Se non hai competenze nel fare domande non riesci, e se non hai competenze nel analizzare le risposte rischi di commettere dei gravissimi errori. Quindi non solo possono convivere, devono convivere, ma ritorno al tema delle competenze. Sicuramente l'intelligenza artificiale rappresenta per l'artigianato e le piccole imprese, come al solito, un'opportunità da un lato e un grande rischio dall'altro. È un rischio perché anche le piccole imprese devono capire che devono investire su questo tipo di nuovo modo di fare impresa, e lo devono fare anche tenendo conto, pensando alla formazione del personale soprattutto, quindi è importante. E se riescono a fare questo, le informazioni che si trovano già disponibili, si dimostra che c'è un effetto positivo sia sulla produttività e sulla competitività anche delle piccole imprese. Penso che in un contesto sempre più globalizzato e competitivo questa sia l'unica strada, cioè appunto cogliere l'opportunità dell'intelligenza artificiale che possa entrare quanto prima nell'organizzazione anche delle piccole imprese. L'uomo al centro del processo dell'intelligenza artificiale, eticamente quali sono gli accorgimenti che si stanno prendendo? È stata approvata recentemente anche una regolamentazione a livello europeo, ma forse il primo pezzo della sua domanda è quello più importante. L'unico modo affinché diciamo, la gestione e l'utilizzo di questa tecnologia sia anche etica è avere il personale preparato nella sua gestione, quindi ripeto, la formazione, soprattutto la formazione continua, che è molto importante, uno degli elementi che diciamo dà valore alla possibilità dell'investimento sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, la via marchigiana, il nostro territorio è abbastanza all'avanguardia. Sì, tanto stanno facendo anche le facoltà, le università, le scuole, tanto sta facendo anche la Regione, che con la nuova programmazione europea ha previsto dei fondi che con l'innovazione includono anche l'intelligenza artificiale, che è un'opportunità che va governata, perché come tutte le grandi opportunità devono essere governate, però non ci dimentichiamo che non deve andare a confliggere con quella che è l'autenticità del nostro territorio, e come dicevo poc'anzi ci rende unici, quindi inimitabili, quindi competitivi e riconosciuti per quello che siamo in tutto il mondo, con un grande patrimonio artigianale ma anche artistico e culturale. Un combinato disposto tra innovazione e tradizione. Tra innovazione e tradizione, tra futuro e presente e passato. In cui tutto diventa meccanico, diventa astratto, il mondo artigiano ha una lunga tradizione di concretezza, di umanità, di corpo, di praticità. Tutto questo è ciò che serve, non retoricamente, per far sì che l'intelligenza artificiale produca effetti positivi e non distruttivi. Diverse tematiche ci tranquillizzano e ci incoraggiano che l'intelligenza artificiale non potrà mai soccombere il lavoro dell'uomo, ma perché ancora c'è tanta paura dopo tante rassicurazioni? No, le rassicurazioni sono false quanto le paure. L'intelligenza artificiale è una nuova tecnologia e quindi, come insegnava Socrate, è un farmaco. Farmaco è una parola greca che vuol dire veleno, e il farmaco, intanto che guarisce, ammala, intanto che salva, uccide. E così vale per l'intelligenza artificiale. Quindi non si tratta né di essere né pro né contro, si tratta di capire di cosa stiamo parlando, di conoscerla, di creare gli anticorpi e di usarla bene. Quindi la conoscenza ci libera?
Sì, la conoscenza, che naturalmente le macchine ci aiutano anche ad articolare, ma poi ci vuole una conoscenza che sia radicata nella relazione concreta, nel rapporto col territorio, nelle matrici culturali, nella dimensione emotiva, cioè tutto ciò che ha a che fare con la vita, e le macchine sono morte. Beh, qui mi pare che si parli dell'intelligenza umana, che probabilmente sovrintende a quella artificiale, perché anche, diciamo, le applicazioni di ciò che oggi ci viene dato come opportunità e come facilitazione non possono che essere controllate, in qualche modo sfruttate nel senso autentico del termine, dall'uomo e non viceversa. Il pericolo è quando l'intelligenza artificiale rischia di sostituire e di diciamo così, assurgere al ruolo di decisore. Ecco, su questo c'è un rischio fondamentale, perché quando per esempio si introduce l'intelligenza artificiale su dei processi decisionali, questi processi rischiano di essere anche dirottati. Pertanto è un tema davvero molto significativo, senza dimenticare che l'uomo è fatto per fare, l'uomo per produrre, e l'artigianato è la massima espressione della capacità dell'uomo di essere protagonista di un tempo e di un territorio. Artigianato riassume delle competenze e delle capacità che non solo non vanno disperse, ma io trovo, nel momento in cui viviamo delle grandi opportunità, perché la deglobalizzazione ci sta riportando, con i costi operativi, con i costi di trasporto, con i problemi del canale di Suez, all'opportunità di ritornare a fare i semilavorati in Italia e a produrre elementi che prima in qualche modo conveniva comprare all'estero. Quindi c'è un momento di ritorno, di reshoring molto, molto significativo. Sono 125.000 le imprese artigiane che utilizzano oggi l'intelligenza artificiale su un totale di 134.000 imprese. Quindi è un risultato che dimostra come oggi l'artigiano sia adattabile e si connetta sempre velocemente alle trasformazioni che sono in atto. Diciamo però una cosa: rispetto all'intelligenza artificiale, quella che ha il dominio assoluto è l'intelligenza artigiana. Per cui credo che siano molto belle le parole che Papa Francesco ci ha dedicato in un'udienza il 10 febbraio, quando ha detto che le macchine replicano in un modo anche veloce, ma le persone creano. E qui credo che ci sia la sintesi di tutto quello che è il nostro pensiero, e credo che oggi intelligenza artificiale complementare all'intelligenza artigiana ci potrà consentire di poter essere ancora primo attore, di essere vincenti sui mercati mondiali, in ambiti come la moda, il legno arredo, l'alimentare e la meccanica, perché oggi l'unicità, la creatività e la cura maniacale del particolare che i nostri artigiani mettono in campo ci fa essere veramente degli attori protagonisti, credo, ancora per tanto, tantissimo tempo. L'Europa è la prima a redare una legge al riguardo, quanto è importante anticipare e comprendere questa nuova tecnologia. Ma è importantissimo, perché è una rivoluzione in atto con la quale dobbiamo fare i conti, apre sicuramente scenari di inquietudine su alcuni aspetti, la democrazia e la libertà, per questo va regolamentata, però apre anche delle grandi opportunità di trasformazione dei settori produttivi, della pubblica amministrazione. Ovviamente questo preoccupa anche per il rischio di perdere dei posti di lavoro, ma magari anche l'opportunità di crearne dei nuovi. È molto importante questa iniziativa della Confartigianato, che ringrazio non solo perché ha portato a Pesaro un grande evento nazionale, ma perché è una riflessione che riguarda non solo la cultura artigiana, ma riguarda tutto il settore produttivo, quindi sarà anche una grande occasione per tanti artigiani per capire meglio l'intelligenza artificiale e coglierne al massimo le opportunità di crescita. Un settore come quello dell'artigianato, che sta di tradizione e che rischia con il tempo di andare perso, quanto è importante la tecnologia, l'apporto della tecnologia per recuperare e incentivare questo settore? Beh, è evidente che la creatività, le mani, il lavoro con le mani sono tutte cose che fanno parte della cultura artigiana, che difficilmente verranno sostituite, magari verranno modificate, e ci sarà l'opportunità di utilizzare una nuova tecnologia a supporto delle mani e magari di diventare anche artigiani digitali, cosa che già avviene in tanti settori, e quindi anche il digitale può diventare una parte del nuovo artigianato. Si è appena
conclusa la giornata dedicata alla cultura artigiana promossa da Confartigianato, Imprese e Ancona Pesaro Urbino, un gran parterre di interventi, istituzioni che hanno dato spunto e riflessioni al combinato disposto tra intelligenza artificiale e intelligenza artigiana. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e buon proseguimento con i programmi di Fano TV.